Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, come saprete sono stata al Cosmo Prof dove mi hanno omaggiato di tantissimi prodotti che non vedo l'ora di utilizzare anche perché tanti sono novità e quindi vorrei parlarvene il prima possibile. Prima di fare questo però vorrei un minimo parlarvi dei prodotti che sto utilizzando adesso. Ovviamente su Instagram sono un po' più attiva, quindi giù trovate il link del mio profilo, io lì faccio veramente più cose, anche le storie le salvo sempre in evidenza, quindi trovate tutto, però ne parlo anche qui perché in molte non hanno Instagram. Allora, parto con lo struccaggio. Per struccare il viso io sto utilizzando questo qua che è il bifasico della Yves Rocher. Un bifasico che è molto famoso, il pack è cambiato ma il prodotto è lo stesso. Mi piace molto e lo vado a utilizzare solo quando sono parecchio truccata, quindi non lo vado a utilizzare sempre sugli occhi, non va a bruciare, è un buon prodotto. E poi passo sia sugli occhi che sul resto del viso questa qua che è di Balea ed è un'acqua micellare a non so che cosa perché è scritto tutto in tedesco, io l'avevo comprato in Germania. I prodotti di Balea adesso si trovano anche in Italia, nel nord Italia, tra poco aprirà anche a Bologna un DM, quindi io ve lo dico, buonissima, buonissima la profumazione, che è veramente molto delicata, strucca molto bene sia il viso che gli occhi, non brucia, non secca la pelle, fantastica, poi un boccione enorme che a me durerà tantissimo. Per quanto riguarda invece la detersione del viso, allora sto utilizzando questo qua che è la spuma Mirtilla di La Saponaria, un prodotto che è quasi finito perché ce n'ho veramente pochissimo, pagato 10 euro e mi piace tanto, mi piace la profumazione, lava molto bene il viso, è delicata, adatta per chi ha un po' di rossori capillari fragili, mi piace tantissimo, mi è piaciuta tantissimo, non va a bruciare gli occhi però è quasi finita. Quindi sto utilizzando, la stavo alternando con questa qua che sto utilizzando da un paio di settimane, della Sobio Etique, questa mousse che è una mousse detergente pelle perfetta. Mi piace molto, la profumazione anche di questa è buona, i prodotti mousse sapete che durano tantissimo, ha una buona profumazione delicata, non brucia gli occhi, è una bella spuma con una bella consistenza e mi piace molto utilizzarla, soprattutto la mattina. Sempre per quanto riguarda la detersione del viso, sto centellinando questa qua che è la saponetta per il viso di Lilac Cosmetics. Io l'adoro, è l'unica saponetta che non mi fa quell'effetto di pelle secca, tra virgolette, sapete quando vi andate a lavare per esempio le mani con una saponetta, il sapone viene lavato via e poi si sente quasi una non scorrevolezza della pelle, come se fosse secca, succede con tutte le saponette, è normale, questa qua però non me lo fa perché ha una formulazione molto particolare, si sente proprio anche dal sapone, mi fa una pelle favolosa, non brucia gli occhi, non secca, non irrita, pulisce in profondità ma allo stesso tempo idrata e non secca, quindi un prodotto fantastico che sto centellinando, lo utilizzo ogni tanto perché non voglio finirlo in realtà, è un prodotto mi sembra del Belgio. Una volta ogni tanto ma veramente molto poco utilizzo il sapone nero, sto utilizzando questo qua di Nakomi, lo sto utilizzando ogni tanto perché profumazione classica del sapone nero, perché va sciacquato molto bene dal viso e bisogna farlo con una certa cura, perché se per sbaglio vi va negli occhi è una roba quasi da chiamare l'ambulanza, perché comunque è una specie di peeling enzimatico e fa malissimo, cioè non è una specie, è un peeling enzimatico, quindi negli occhi fa malissimo, quindi va utilizzato lontano dal contorno occhi, bisogna stare molto attenti a sciacquarlo. Mi piace molto, fa una bella sensazione sulla pelle, lascia la pelle molto pulita, però io non posso utilizzarlo sempre, quindi solo ogni tanto. E sempre ogni tanto utilizzo questo detergente, latte detergente della Sien, ogni tanto perché io ho una pelle mista e quindi questo lo vado a utilizzare solo quando la sento particolarmente secca. La profumazione è buonissima, non brucia gli occhi, lascia una pelle veramente di seta,
lava molto bene il viso, strucca anche abbastanza bene, anche se io in realtà lo utilizzo proprio come un detergente. Mi piace, costa poco e ve lo straconsiglio. Vi faccio vedere casomai dopo i prodotti che voglio inserire. Tutti i prodotti per il viso, a parte il sapone nero, io li vado a utilizzare con questa, che è una spugnettina in silicone di Alma Kay, ma ci sono di varie marche. Questa l'ho presa alla Gardenia, che ormai è Douglas. Mi piace tantissimo perché pulisce in profondità la pelle, essendo poi di questo materiale qua non va a deteriorarsi nel tempo e quindi ve lo straconsiglio. È molto molto delicata, poi voi dosate ovviamente la forza nelle mani a seconda delle zone del viso. Comunque mi piace moltissimo e ve la straconsiglio. La vendono anche su Amazon, su AliExpress, ovunque. Per quanto riguarda la pulizia dei denti, sto utilizzando ormai da giorni alternati questi due dentifrici di Forans della linea Puro, in abbinato allo spazzolino sempre della linea Puro. Mi piacciono tantissimo. Questo è all'aloe. La profumazione, il sapore è alla menta eucalipto, è una profumazione, un sapore molto naturale, molto buono, mentre questo è allo zenzero. La profumazione sa un po' di impasto per biscotti al limone, va utilizzato poco prodotto perché altrimenti vi pizzicano un po' le gengive, ovviamente c'è lo zenzero. Danno tutte e due un'estrema sensazione di pulizia dei denti, alito fresco, denti veramente molto puliti. Abbinati poi a quello spazzolino lì, mi piacciono veramente molto, quindi ve li straconsiglio. So che i prodotti di questa marca, scusate, ho una ciglia nell'occhio, si possono trovare da Tigotà. Da me non riesco a trovarli, però mi hanno detto che sono rivenduti da Tigotà. Come tonico sto utilizzando, e ho superato la metà, questo tonico alla lavanda di Dr. Knopkas, che a me piace tantissimo, ha una buonissima profumazione, rimuove gli ultimi residui di sporco o di make-up dal viso, dà una sensazione molto piacevole di freschezza, dà un primo step di idratazione, ricompatta, ritonifica un po' la pelle, è veramente un ottimo prodotto, poi costa poco, è vegan e ha buon inci, quindi super promosso. Per quanto riguarda il contorno occhi, ne sto utilizzando due: il contorno occhi antirughe all'olivello spinoso di Biofficina Toscana, che è fantastico, ne basta pochissimo, è nutriente, è idratante, ma allo stesso tempo è leggero, non unge e non appiccica, ottimo, un ottimo prodotto. E anche questo qua alla rosa di See & Nature è molto buono, è più leggero dell'altro, è meno nutriente, è meno idratante, però comunque è abbastanza idratante. Lo consiglio per chi è giovane, oppure da utilizzare durante il giorno, magari se bisogna truccarsi subito, non abbiamo tempo, quindi questo qua consigliatissimo. Sto utilizzando, invece la notte, quando vedo che sono molto stanca, magari un periodo che sto dormendo un po' meno, utilizzo questo qua che è il Bye Bye Panda, è una maschera per le occhiaie di Bioget. Io lo vado ad applicare mo' proprio di maschera nel contorno occhi. Non so cosa dirvi per le occhiaie perché io non ne ho, cioè io adesso sono struccata, le occhiaie non ne ho, però mi si gonfiano gli occhi, mi vengono delle borse, soprattutto se dormo poco, e questo qua mi aiuta veramente tanto, e quindi lo vado a utilizzare solo in quei casi dove appunto sento la necessità di applicare qualcosa di un po' più nutriente. Come siero per il viso sto utilizzando, che sta tra l'altro finendo, questo siero di Lavera, ed è quello anti-pollution. Mi piace veramente tanto, è leggero, ha una buona profumazione, si assorbe in fretta, idrata, carino, mi piace. Nulla di particolarmente fantastico, però un buon prodotto, ma sta quasi finendo. Ed infine, come maschera, sto utilizzando questo qua che è come maschera, come crema, scusate, questa qua che è la crema di riso Venere, antiossidante protettiva di Bottega Verde. Fantastica, buonissima, una buona profumazione. Io la sto utilizzando da un mesetto, come vedete, è praticamente piena. Ne basta pochissima, si assorbe in fretta, non unge, non appiccica, mi posso anche truccare dopo averla applicata. Io ho una pelle mista che tende a lucidarsi, ma questa, se applicata in piccole quantità, nutre a fondo la pelle, ma non la va ad appesantire o ad ungere. Quindi fantastica, mi sta piacendo tantissimo, un prodotto ottimo.
volevo poi andare ad aggiungere alcuni prodotti alla mia skincare. Allora, intanto volevo aggiungere questo qua che è il detergente di Comfort Zone. Questo qua me l'hanno regalato al Cosmo Prof. Il video tanto ve lo lascio linkato, non vedevo l'ora di utilizzarlo e quindi niente, lo apro e inizierò a utilizzarlo da domani mattina e lo utilizzerò in abbinato al suo siero, che è questo qua, ed è un siero energizzante e illuminante. In più ho dei campioncini di booster da applicare dopo il siero, quindi posso fare questi tre step per un periodo, dopodiché mi rimangono solamente i primi due, però voglio aggiungerli appunto alla mia skincare routine perché sono dei prodotti che mi ispirano tantissimo. E poi voglio andare ad aggiungere, perché ero troppo curiosa della profumazione, l'ho aperto e quindi ormai niente, lo vado ad aggiungere, anche questo siero per il viso di Physician Formula. È un siero senza oli, illuminante e astringente. Curiosissima, è con il contagocce, è un prodotto lattiginoso. Lo proviamo, volevo vedere la consistenza, sì, sembra proprio un latte, il profumo è fantastico, sa di rosa, quindi niente, volevo aggiungere questi tre prodotti alla mia skincare come prodotti nuovi, perlomeno inizio a testare qualcosa del Cosmo Prof, ovviamente a parte i dentifrici che in realtà sto già utilizzando da un po' e credo che troverete a breve, se non già ora, la recensione sul mio blog con l'inci di questi prodotti, perché comunque li sto utilizzando da un po', da una settimana, tutti i giorni, più volte al giorno. Quindi ho già un'idea ben chiara di questi prodotti. Ah, dimenticavo, come prodotto per le labbra che vado a utilizzare ogni volta che ne sento la necessità, più o meno una volta a settimana, sto utilizzando questo lip scrub di Silveco. È un prodotto che mi sta piacendo molto perché è appunto in stick, è un duro cacao, quindi è idratante, la profumazione è alla menta, quindi è anche rinfrescante, che all'interno ha dei granulini che scrubbano in maniera molto delicata le labbra, però veramente lo trovo un prodotto efficace e anche idratante. L'inci è buono, quindi volevo segnalarvelo. Adesso ho veramente finito, io vi saluto, fatemi sapere quali prodotti utilizzate voi per la skincare e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!